Operazione ultimo giorno dei carabinieri. 10 arresti per droga, confiscate 5.000 dosi di cocaina. Sanac, l'onorevole PD Martina Nardi è moderatamente ottimista, dubbi sciolti entro qualche settimana. Giulio Milani di Rivoluzione Allegra è stato denunciato per istigazione a delinquere, sono innocente. Il caso di Walter Delfreo finisce in Parlamento grazie all'interrogazione dell'onorevole della Lega Potenti. Covid nelle acque reflue, gli esiti delle prime indagini del progetto regionale e delle università. ITI Galilei di Avenza, via libera ai lavori per la platea esterna per ospitare molti più studenti. Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Questa edizione, come avete sentito dai titoli, si apre con una pagina di cronaca che ci racconta di una operazione denominata Ultimo Giorno da parte della Polizia di Stato. Sono state arrestate ben 10 persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Pensate, sono state recuperate 5.000 dosi di cocaina. Per i dettagli, Rossella Barattini. È stata chiamata Ultimo Giorno, l'operazione antidroga condotta dagli uomini della Polizia di Stato, che ha portato all'arresto per violazione della legge sugli stupefacenti di 10 cittadini, quasi tutti di origine nordafricana ed una cittadina italiana, residenti tra Massa, Carrara, Avenza ed Aulla. Un vero e proprio collaudato sodalizio criminale, quello tra italiani e stranieri di origine magrebina, che poteva contare su diversi fiancheggiatori che svolgevano il compito di custodi e sentinelle dello stupefacente. L'attività condotta dagli uomini della sezione narcotici della squadra mobile della Questura Puana, nell'operazione denominata appunto Ultimo Giorno, coordinata dai magistrati della locale Procura della Repubblica, ha portato anche a sequestri di diverse e consistenti quantità di sostanza stupefacente. Nel complesso si è stimata una quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina di ottima qualità e purissima, pari a 5.000 dosi circa, che dovevano essere immesse nel circuito illegale dello spaccio su tutta la zona Apo-Versiliese. La droga era nascosta nei luoghi più disparati, talvolta occultata all'interno di appartamenti nella zona di Marina di Massa, altre volte all'interno di autovetture parcheggiate in strada, nella disponibilità di uno degli stranieri arrestati ed ancora presso terreni impervi e di difficile localizzazione. Nel corso delle perquisizioni effettuate è stata rinvenuta e sequestrata anche una notevole quantità di materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, come nylon termosaldato, macchine per il sottovuoto, bilancini elettrici di precisione e materiale per il taglio, tutto pronto una volta confezionato per essere immesso sul mercato oppure per essere trasportato in altre zone. Nel corso delle varie operazioni, gli agenti della squadra mobile hanno anche denunciato altri cittadini italiani per detenzione illecita di sostanze. Gli agenti hanno pedinato i soggetti che viaggiavano a bordo di svariati mezzi di locomozione per accertare lo scambio e la cessione di droga. Singolari anche alcune modalità di cessione dello stupefacente, tra le quali spicca la consegna a domicilio effettuata dal gruppo dei soggetti arrestati. Le attività svolte hanno deposto logicamente e ragionevolmente sulla sussistenza di un quadro indiziario grave, supportato anche dagli elementi probatori raccolti in relazione al coinvolgimento di gran parte dei soggetti monitorati. I soggetti arrestati sono stati quindi tradotti presso il carcere di Massa e sono stati posti a disposizione della magistratura inquirente. Vertenza Sanac, l'onorevole Martina Nardi annuncia una settimana di audizioni alla Camera e si dichiara moderatamente ottimista. Entro qualche settimana il quadro sarà più chiaro. Ne ha parlato proprio oggi davanti alle nostre telecamere, dunque ascoltiamola in questa intervista. Io sono moderatamente ottimista, come ho avuto modo di scrivere, insomma, chiaramente non siamo ancora vicini, non siamo ancora alla risoluzione finale, però diciamo, rispetto all'interlocuzione avuto con il Ministero anche nei giorni scorsi e poi anche dato dal fatto che comunque noi la prossima settimana inizieremo un ciclo di audizioni, quindi proprio per tenere il faro acceso su questa vertenza, ho coinvolto anche da Presidente della Commissione Attività Produttiva, la mia collega della Commissione Lavoro, in modo tale che entrambe le commissioni possano affrontare il tema della Sanac.
insomma, avere comunque i riflettori del Parlamento è utile, potrà essere utile alla risoluzione di questa vertenza e di questa crisi industriale. Sono moderatamente ottimista perché chiaramente anche nell'interlocuzione, anche quella personale avuta con il ministro, penso che ci sia la possibilità di arrivare, che la questione arrivi a buon fine. È chiaro che eravamo molto più ottimisti, almeno io ero molto più ottimista qualche mese fa, perché è vero che con l'altro governo eravamo quasi alla definizione, diciamo, dell'acquisizione. Poi, è cambiato il governo, ci sono state altre priorità, non è una questione di colpevolizzare questo ministro, ci mancherebbe, ma è perché è un dato di fatto, insomma. Comunque si è verificato questo, insomma, si è verificato che c'è stato un allontanamento dalla risoluzione e infatti siamo arrivati alla scadenza della possibilità di acquisizione. Quindi questo non si doveva verificare, si è verificato e quindi ora bisogna ricominciare per certi versi da capo. Dico moderatamente ottimista perché dico anche quelli che saranno i passaggi. I passaggi sono. Tanto per cominciare, io credo che dalle audizioni della prossima settimana dovrebbe arrivare un monito molto chiaro rispetto al fatto che devono riprendere le commesse, perché l'azienda deve lavorare, perché se non ha le commesse non lavora e quindi questo vuol dire che si deprezza, no? E quindi vuol dire che comunque, non viene ritenuta così fondamentale invece a tutta la partita legata a Taranto. Quindi, primo, devono ricominciare le commesse. Secondo, ci dovrà essere una nuova gara, però con una chiarezza di fondo rispetto al governo e rispetto al fatto che la NewCo, dimostri interessamento e quindi arrivi poi all'acquisizione in tempi molto brevi. Queste sono, diciamo così, le due tappe fondamentali. La prima è, diciamo, di buon auspicio, ecco, per tentare tanto per cominciare, di evitare la cassa integrazione e poi anche perché così questo può rendere, ripeto, molto appetibile l'azienda. E la seconda deve essere un impegno del governo vero ad arrivare all'acquisizione della NewCo che è comunque partecipata dallo Stato. Sui tempi. Ma i tempi, come dicevo, la prossima settimana noi già iniziamo le audizioni con i sindacati e poi chiameremo i commissari, poi chiameremo la proprietà della nuova azienda che appunto è nata tra lo Stato e Acer Mittal e poi chiameremo il governo, insomma, quindi noi ci aspettiamo che nel giro di un paio di settimane di avere un quadro molto più chiaro rispetto a questa vertenza. Ripeto, il segnale che deve arrivare ora è un segnale di interessamento e l'interessamento si manifesta con le nuove commesse. Giulio Milani di Rivoluzione Allegra è stato denunciato per istigazione a delinquere. L'uomo aveva pubblicato un video sui social promuovendo la partecipazione alla protesta contro il Green Pass prevista per domani sabato a Carrara. Giulio Milani, esponente di Rivoluzione Allegra, è stato convocato in questura a Carrara nella giornata di ieri per ricevere la notifica di denuncia penale per istigazione a delinquere. L'accusa sarebbe la conseguenza di un video personale su Facebook in cui Milani invitava le persone a prendere parte all'assemblea pubblica indetta dal gruppo Variante Umana a Carrara per questo sabato alle 16 in Piazza d'Armi. Nel video con suo figlio, opportunamente mascherato per proteggerne la privacy, Milani proponeva di rispondere al, come lo ha chiamato lui, il giorno della vergogna del 15 ottobre, data in cui il governo italiano avrebbe reso operativo il Green Pass sui luoghi di lavoro, già oggetto di contestazioni, citando il comunicato del Fronte del Dissenso che invitava ad attraversare le strisce pedonali in modo da fermare il traffico e rendere almeno il centro città partecipe della protesta. Ringrazio le persone che mi hanno aspettato fuori dalla questura di Carrara, ha dichiarato davanti alla stampa e a una piccola folla di circa 30 persone il portavoce dopo essere uscito dal commissariato, accompagnato dal suo legale. Tuttavia Milani reputa di non aver commesso alcun reato. Per lui ciò che è successo si tratterebbe di un puro atto politico. Io faccio manifestazioni dallo scorso luglio, ho un filo diretto con la questura di Massa e in nessun caso ho portato disordine o commesso reati, ha commentato uscendo dalla questura Milani.
Quindi sono assolutamente sereno. Per aver invitato le persone a farsi sentire e vedere con più forza, con un corteo spontaneo, quale forma di ribellione davanti alle ingiustizie dello Stato, sono stato trattato come un criminale, con tanto di foto segnaletiche e impronte digitali. Non sono un criminale, continua, sono un editore, padre di famiglia incensurato, che si batte in modo non violento per la sua comunità e per i diritti fondamentali e inviolabili. Se il governo teme il popolo, ha continuato infine Milani, è perché questo governo non risponde più al proprio popolo. Tutto il gruppo di Rivoluzione Allegra è solidale con Milani, pertanto conferma la propria partecipazione all'assemblea pubblica che si terrà domani a Carrara. Scomparsa di Walter Delfreo. L'onorevole Manfredi Potenti della Lega ha presentato un'interrogazione parlamentare per avere informazioni aggiornate circa le ricerche. È stata presentata alla Camera dei Deputati un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Interno al fine di conoscere le azioni da assumere in merito alle persone scomparse e alle risorse messe a disposizione per le relative ricerche, sia per quelle svolte dalle autorità che per quelle intraprese dai familiari delle persone scomparse. L'interrogazione è stata presentata dall'onorevole Manfredi Potenti, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e a darne notizia è stato l'avvocato Giulio Zanetti, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega per Massa Carrara. La spinta per questa interrogazione è partita dalla scomparsa dell'apuano Walter Delfreo, residente nel comune di Massa, e quindi dalla denuncia di scomparsa presentata dalla sorella Patrizia presso la questura di Massa Carrara in data 8 novembre 2019. La sorella ha denunciato più volte la mala gestione delle ricerche del fratello. Non sarebbero stati messi a disposizione i cani molecolari e le ricerche sarebbero partite troppo tardi, secondo la sorella. Le ricerche della questura di Massa Carrara non avrebbero quindi avuto esito positivo e l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Manfredi Potenti è finalizzata ad avere informazioni aggiornate relativamente a tali ricerche. Il Ministero dell'Interno ed il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse hanno diramato i dati relativi al periodo 1 agosto 2020-31 luglio 2021. Viene rilevato che in questo lasso di tempo il dato delle persone scomparse è aumentato di ben 4.018 unità. Più in particolare da 13.138 del 2019 si è passati a 17.156. Per quest'ultimo dato 10.505 sono minori e 8.593 le persone ritrovate. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha scelto i suoi vice optando per una squadra di persone che nella galassia pentastellata, nel complesso storico, sono ritenute a lui vicine. Tra questi figura anche l'apuano Riccardo Ricciardi. Ricciardi si è dichiarato orgoglioso per la nomina ricevuta. Essere designato dal presidente Giuseppe Conte come vicepresidente del Movimento 5 Stelle è fonte di orgoglio e di grande responsabilità, ha dichiarato Ricciardi, perché non è una persona qualsiasi che ripone in te la sua fiducia, ma è l'uomo che ha tenuto insieme un paese nel suo momento più tragico e che ha permesso all'Italia di ripartire con l'enorme lavoro fatto in Europa. La linea ferroviaria Lucca-Aulla è una tratta totalmente inadeguata, indietro di 30 anni rispetto alle altre linee ferroviarie toscane. Passeggeri e pendolari sono costretti ad affrontare delle vere odissee quotidiane. Dalla regione serve uno scambio di passo, interviene così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, che evidenzia le continue segnalazioni di disservizi. Manca, come per altre realtà della Garfagnana e della Lunigiana, una progettualità complessiva della tratta. Quando ci sono interventi sulla linea ferroviaria, i pendolari rischiano di accumulare enormi ritardi o di essere costretti a spostarsi con mezzi propri, visto che non ci sono servizi sostitutivi da e per la stazione di Minucciano Pieve Casola, così come non esiste un collegamento fra la stazione di Aulla e gli istituti di istruzione superiore della Lunigiana. È urgente che venga stilato un quadro complessivo di lavori eseguiti e di quelli ancora da realizzare, così come sottolinea Fantozzi. Parliamo adesso delle tracce di Covid nelle acque reflue, gli esiti delle prime indagini del progetto regionale in collaborazione con le Università di Firenze e di Pisa. Ascoltiamo.
Costruire, grazie a una rete di monitoraggio delle acque reflue, un sistema di controllo dell'andamento epidemiologico e dotarsi di una struttura di allerta precoce sull'andamento del Covid, ma anche per il controllo della diffusione di altri microrganismi patogeni. È l'obiettivo del progetto messo in campo dalle Università di Firenze e di Pisa in collaborazione con Ingegneria Toscana, l'Autorità Idrica Toscana e le aziende regionali di gestione del servizio idrico integrato. Alcuni dei risultati preliminari della ricerca, la prima fase terminerà infatti questo mese di ottobre, sono stati presentati oggi a Firenze. È emerso che ogni nuova ondata di crescita di casi di positività al Covid-19 sarebbe stata segnalata alle reti di monitoraggio, in coerenza con i risultati dei tamponi orofaringei. Il progetto, che andrà avanti per 3 anni, prevede un percorso di sviluppo progressivo di punti di controllo delle acque reflue, che si attesteranno a regime in 13 punti di monitoraggio. Secondo i dati regionali, l'86% della popolazione residente sarebbe servita da pubblica fognatura ed il 79% da depurazione delle acque reflue. Soltanto 30 depuratori servono i 2/3 della popolazione, relativa alla totalità dei depuratori toscani. È un progetto all'avanguardia in cui abbiamo subito creduto e che va ad aggiungersi al nostro sistema diffuso e articolato di contrasto alla pandemia attraverso lo screening tra la popolazione e la vaccinazione dei cittadini, ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani. Per l'assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini, questo nuovo strumento di indagine, che consente di intercettare nuovi focolai e di monitorare la diffusione del virus nella popolazione, può anche aiutarci in modo determinante a definire protocolli, procedure e metodiche per il prelievo, la conservazione e le analisi delle acque reflue, per realizzare modelli di indagine su altri patogeni. 10 milioni per il piano anticrisi del consorzio Zona Industriale Apuana. Secondo la CNA è un'opportunità da cogliere per incrementare l'occupazione. Investimenti fanno rima con occupazione e la provincia di Massa Carrara ne avrebbe certo bisogno. Per CNA Massa Carrara, infatti, le prospettive di un piano anticrisi con fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico per finanziare progetti pubblici e privati attraverso il Consorzio Zona Industriale Apuana rappresentano un'opportunità sicuramente da cogliere. In un territorio dove la disoccupazione è al 7,6%, quasi al 20% tra gli under 30, ogni possibilità di mettere in moto investimenti, quindi progetti, deve essere sfruttata al massimo. Le risorse ci sarebbero, ma andrebbero intercettate, e per intercettarle c'è bisogno di soggetti e strutture che se ne occupino con competenza e metodo. Per Paolo Bedini, presidente CNA di Massa Carrara, il consorzio ZIA si sarebbe mosso bene in questo senso. Se consideriamo che nel plafond totale ci sono anche svariati milioni, circa 6, derivanti da progetti non sviluppati sulla nostra area di costa, è altrettanto chiara l'incapacità del passato di attuarli, ha riferito Bedini. Questa provincia, già penalizzata perché periferica rispetto al resto della Toscana, non può permettersi di perdere nemmeno un euro degli investimenti possibili. CNA aveva chiesto ed ottenuto infatti di limitare le domande dei futuri bandi alle piccole e medie imprese. Dei 10 milioni di euro di contributo massimo, il progetto pilota di ZIA attribuirà, nella migliore delle ipotesi, 6,7 milioni al settore privato e 2,8 al pubblico, con 500.000 euro riservati alla gestione della procedura. Al momento ci troviamo ancora nella fase delle ipotesi, ma secondo il presidente di CNA, se il territorio si presenterà compatto e spingerà in una direzione, queste risorse arriveranno e potranno solo portare benefici al territorio, al suo sviluppo e all'occupazione. Via libera ai lavori per realizzare al Liti Galilei di Carrara una platea esterna che ospiterà la tensostruttura e una struttura modulare per far fronte al grande numero di iscritti. Ancora Rossella Barattini. Partiranno nelle prossime settimane i lavori per realizzare la platea esterna del Liti Galilei di Avenza nel comune di Carrara. Una volta ultimata ospiterà una tensostruttura e una struttura modulare che permetteranno di far fronte alle esigenze dovute all'aumento degli iscritti e alle necessità legate alle disposizioni anti-Covid. Nel complesso, l'installazione di queste strutture temporanee permetterà alla scuola di avere a disposizione 3 aule in più e servizi annessi per una superficie di circa 200 metri quadrati. Il settore patrimonio e fabbricati della provincia di Massa Carrara ha provveduto in questi giorni ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione della platea per una spesa prevista di 73.000 euro, avviando anche la procedura di affidamento dei lavori.
Contemporaneamente il presidente della provincia ha firmato un decreto con il quale ha dichiarato la realizzazione dell'intervento come un'opera temporanea di emergenza pubblica ai sensi del regolamento edilizio del comune di Carrara e pertanto non necessita di permesso a costruire ma solo il rispetto dei vincoli previsti dal regolamento. I finanziamenti necessari provengono da quelli ottenuti nell'agosto scorso dalla provincia e fanno parte del fondo nazionale che il Ministero aveva messo a disposizione degli enti locali ad inizio dello stesso mese per le esigenze strutturali scolastiche legate all'emergenza Covid. La massese Paola Mannella è il nuovo prefetto di Pavia, nominata dal ministro Luciana Lamorgese la scorsa settimana. Nata e cresciuta a Massa, dove ha frequentato il liceo classico Pellegrino Rossi per poi laurearsi in giurisprudenza all'Università di Pisa, Paola Mannella, classe 1963, è figlia di Mario, già assessore e vice sindaco di Massa, scomparso alcuni anni fa, e di Liuccia, l'operatrice sanitaria. Da tempo si è trasferita per lavoro a Roma, dove abita con i tre figli, ormai grandi, Francesco, Federico e Fabio, ma con la città di origine mantiene saldi legami, avendo qui la sua mamma, i familiari e molti amici. Il suo ultimo incarico nella capitale, con la qualifica di vice prefetto ottenuta sin dal 2009, è stato al Ministero dell'Interno quello di capo ufficio di staff dell'ufficio legislazione e affari parlamentari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È stata anche dirigente in posizione di staff nell'ambito della direzione centrale della Polizia Criminale, sempre al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Adesso il nuovo incarico che l'ha portata al Nord in un ruolo prestigioso e impegnativo che saprà svolgere con la capacità e la dedizione che ha sempre dimostrato. Amici e familiari hanno accolto la notizia della promozione con soddisfazione e orgoglio e la salutano con affetto. Il gruppo consigliere di Forza Italia di Massa ha presentato una mozione per l'istituzione del garante dei diritti degli anziani per sostenere e promuovere misure a supporto di questa fascia di età, secondo quanto stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che all'articolo 25 sottolinea la necessità di riconoscere alla terza età il diritto di condurre una vita dignitosa e la partecipazione alla vita sociale e culturale. Pertanto i consiglieri Benedetti, Cagetti e Guadagnucci invitano il sindaco e la giunta a mettere in atto sul territorio comunale massese le politiche in favore degli anziani, che sono la maggior parte della popolazione residente. Abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo dalla parte dei consumatori. La mia macchina, bella ma... Da revisionare, non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. È una stagione meravigliosa, piena di colori e di profumi. È la stagione perfetta per dedicarsi al giardino e al giardinaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che la mamma può avere tantissimi consigli per abbellire il balcone in autunno. E per voi bambini, tanti laboratori e attività per imparare giocando. Io voglio imparare a piantare i ciclamini. Io
sorpresa alla nonna. MB Garden, via Aurelia Ovest 295. Antenna 3 è dalla parte dei consumatori e lo fa con una rubrica all'interno del telegiornale in collaborazione con Conf Consumatori. Quindi l'appuntamento è ogni venerdì insieme all'avvocato Francesca Galloni, che illustra varie iniziative a tutela degli utenti e contro le truffe e ogni altra attività tesa ad ingannare i consumatori. Vediamo questa sera di che cosa parleremo. Oggi riguarda i bonus che riguardano l'energia, sia la luce elettrica che il gas, che il servizio idrico integrato, cioè il gestore Gaia. Partendo da quest'ultimo, ricordiamo come, visto appunto il momento in cui viviamo, in cui aumentano sia appunto i costi dell'energia, sia quelli appunto delle tariffe dell'acqua, che purtroppo sono soggette a delle revisioni sempre appunto a rialzo per i consumatori, è bene appunto che gli stessi siano informati su quelli che sono i bonus esistenti, che possono essere appunto attivati sulle bollette dell'acqua per avere una riduzione delle tariffe che ricordiamo essere tra le più alte di tutta Italia. Innanzitutto ricordiamo come i bonus previsti appunto nel settore del servizio idrico integrato sono tre: il bonus sociale idrico, quello appunto istituito a livello nazionale, il bonus integrativo, che invece appunto viene indicato, deve essere richiesto e viene rilasciato appunto da Gaia, e poi il fondo utenze disagiate. Per quanto riguarda il primo bonus, è il bonus sociale riconosciuto appunto da ARERA, che prevede appunto come requisiti gli stessi previsti anche per il bonus energetico, cioè l'essere appunto una famiglia con un reddito ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure una famiglia con almeno 4 figli a carico con un reddito ISEE non superiore ai 20.000 euro, oppure l'essere titolare del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, oltre ovviamente ad essere titolare anche appunto di un'utenza del servizio idrico integrato, oppure appunto di un'utenza luce o di un'utenza gas. Questo bonus viene riconosciuto direttamente con uno sconto in bolletta, non c'è appunto necessità di fare una domanda ad hoc come valeva nel passato, perché dal 2021 basta compilare l'ISEE, che serve appunto per altri tipi appunto di agevolazioni. Vi verrà richiesta la compilazione di questa dichiarazione sostitutiva unica come allegato appunto ISEE, che in automatico viene dall'INPS trasmesso poi ad ARERA, e in base appunto alla sussistenza di questi requisiti vi verrà riconosciuto direttamente in bolletta lo sconto previsto sia per quanto riguarda la luce, che per quanto riguarda il gas, che per quanto riguarda Gaia il servizio idrico integrato. Quindi quello che dovete fare, se avete appunto questi requisiti di carattere economico, controllare che effettivamente in bolletta vi sia appunto applicato lo sconto previsto appunto per il riconoscimento di questo bonus. Uno sconto che per quanto riguarda appunto l'energia elettrica varia a seconda del numero dei componenti della famiglia, va da 128 a 177 euro l'anno, e per quanto riguarda il gas è collegato, oltre al numero dei componenti della famiglia, anche la zona climatica nella quale appunto ci troviamo. Quindi occhio alle fatture, verificate che vi sia applicato, se avete questi requisiti, il bonus previsto appunto dalla normativa. Ma invece per quanto riguarda il servizio idrico integrato, oltre appunto a questo bonus sociale a livello nazionale, esiste anche il bonus integrativo, che in questo caso appunto deve essere richiesto direttamente a Gaia, scaricando un modulo direttamente appunto sul sito internet di Gaia, oppure chiedendolo appunto agli uffici, e che come requisiti ha dei requisiti diversi rispetto all'altro. Innanzitutto bisogna dire che chi è titolare del bonus sociale, quindi ha i requisiti già detti prima, in automatico gli deve essere riconosciuto anche questo bonus integrativo. E inoltre spetta anche a coloro che abbiano una famiglia che abbia appunto un reddito ISEE pari o inferiore a 16.000 euro, oppure un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico. In questo caso il bonus non viene erogato direttamente scontato in bolletta, ma vi è da riempire appunto un apposito modulo, come ho detto sopra, che deve essere appunto compilato e ogni anno appunto entro il 31 di luglio inviato appunto via PEC, oppure direttamente consegnato alle
sportelli di Gaia. Questo può comportare una riduzione appunto di quelle che sono le tariffe che ci troviamo a dover pagare tutti noi. Quindi attenzione alle bollette, verificate se avete diritto che vi siano presenti i vostri bonus. I bambini della scuola San Filippo Neri di Massa hanno partecipato alla festa dell'uva, dall'uva al vino, un progetto di tutto rispetto che partendo dal prezioso prodotto della vite giunge fino alla bottiglia proposta in solidarietà. Grazie all'uva sangiovese di Bolgheri donata alla scuola dai fratelli Buongiorni di Massa in modalità Covid, gli alunni dell'infanzia e quelli della scuola primaria hanno potuto dare una girata alla manovella per ben 3 quintali di grappoli vermigli. Il mosto è finito in una capiente botte situata nel cortile della scuola per tutto il tempo necessario perché gli enzimi avviassero il processo di fermentazione. Quindi il giorno più bello, quello della spillatura e del travaso nelle damigiane del prezioso liquido in attesa che il dio Bacco compia il miracolo della trasformazione definitiva del mosto in vino. Allora sarà il tempo dell'imbottigliamento, dell'etichettatura e della messa sul mercato per recuperare una somma che sarà devoluta per scopi benefici. I cittadini stranieri che vogliono usare l'abbonamento per i servizi di trasporto di Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico su gomma dal prossimo 1 novembre, devono registrarsi al sito. È sufficiente la tessera sanitaria e seguire la normale procedura di registrazione al sito atbus.it. In mancanza della tessera sanitaria, i cittadini dell'Unione Europea possono richiederlo all'Agenzia delle Entrate tramite il proprio documento d'identità e ottenere un codice fiscale cartaceo. Per i cittadini non comunitari è possibile recarsi all'Agenzia delle Entrate con il proprio documento d'identità e il visto o il permesso di soggiorno. Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate produce immediatamente un codice fiscale cartaceo. Una volta ottenuto il codice cartaceo sarà possibile caricare questo documento al posto della tessera sanitaria per la registrazione sul sito di CTT. Solo dopo l'approvazione si potrà acquistare l'abbonamento. È stato proclamato uno sciopero a oltranza fino a domenica 31 ottobre prossimo, indetto dall'Associazione Sindacale FISI, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. Lo sciopero a portata nazionale coinvolgerà più settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni anche sui servizi esternalizzati o in appalto. È stato inoltre proclamato uno sciopero per l'intera giornata di giovedì 28 ottobre prossimo, indetto dal sindacato Smart Workers Union e indirizzato ai dipendenti con mansioni remotizzabili o telelavorabili di comparto e dirigenza. L'azienda USL Toscana Nord-Ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi sanitari come esami, ambulatori o altro e amministrativi, ad esempio prenotazione esami, accettazione, che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero. Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità. E per quanto riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. Un'altra zona che si adegua alla raccolta differenziata. L'ASMIO comunica che dal 27 ottobre prossimo fino al 6 novembre sarà aperto un infopoint presso Villa Cuturi, Viale Vespucci numero 24 a Marina di Massa, per la distribuzione dell'attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare rivolto alle utenze domestiche della zona Puliche. L'infopoint sarà aperto dalle 8.30 alle 14.30 con orario continuato, dal lunedì al sabato, festivi esclusi. Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio lunedì 8 novembre. La rimozione dei contenitori stradali inizierà sabato 6 novembre. Alle famiglie residenti nei condomini verrà consegnato il kit, mentre i bidoncini condominiali saranno consegnati a domicilio.
alle utenze non domestiche, i contenitori per la raccolta differenziata, il calendario e il libretto verranno consegnati a domicilio dagli incaricati ASMIO. Il kit deve essere ritirato dall'intestatario Tari o da un delegato, portando con sé l'avviso di pagamento Tari, inviato da Master, in cui è presente il numero di codice soggetto Tari o un versamento già effettuato. Le utenze domestiche, le famiglie, che devono ritirare il kit all'InfoPoint sono quelle presenti in Lungo Frigido di Ponente, via Fosse del Frigido, via Fossone, via Puliche, via San Leonardo, via San Luigi, via Taberna Frigida, via Treviso, via Venezia e Villaggio San Leonardo. Sabato 6 novembre per le 15 presso Carrara Fiere a Marina di Carrara si terrà il convegno sul bilinguismo infantile organizzato dalle scuole bilingue di Massa Carrara con il patrocinio del MIUR nell'ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara. L'evento è stato pensato per diffondere sul territorio di Massa Carrara la cultura e l'importanza del bilinguismo infantile. In particolare è stato progettato pensando a famiglie con bambini in età dai 3 ai 10 anni, con l'obiettivo di raccontare loro, attraverso le voci autorevoli di numerosi esperti, i vantaggi e i benefici legati ad un'educazione bilingue a partire già dalla scuola dell'infanzia. La stagione degli arbitri della sezione AIA di Carrara è iniziata nel migliore dei modi con le prime soddisfazioni arrivate dai terreni di gioco. La sorpresa più bella è arrivata dalla designazione di Luca Perlamagna per la partita di Serie D Sasso Marconi-Forlì, un salto a livello nazionale per l'assistente di Carrara solitamente impegnato nell'eccellenza toscana, dovuto alla possibilità già sperimentata nella scorsa stagione. A livello regionale, debutto in prima categoria per Alessandro Bianchi, dopo le belle prestazioni offerte in seconda, mentre, sempre negli assistenti, Fallu Lum ha esordito in eccellenza nel derby pisano San Miniato Basso Cenaia. Lunedì, inoltre, la sezione arbitri di Carrara, diretta dal presidente Francesco Cecchini, vivrà una giornata importante con l'esame di abilitazione dei giovani che hanno frequentato l'ultimo corso e si preparano a debuttare nei campionati provinciali. Bene, siamo in chiusura del nostro telegiornale, ma come sapete, essendo fine settimana, ci lasciamo in compagnia di Paolo Lunini con Meteo Weekend. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Il Meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera, ben ritrovati a Meteo Weekend, l'appuntamento settimanale con la meteorologia. Dopo la fase secca di metà mese, giovedì il transito di una tipica perturbazione atlantica di stampa autunnale ha dispensato delle piogge moderate, quasi mai forti, su tutto il territorio provinciale, con accumuli abbastanza omogenei, ma con i picchi che in maniera assolutamente tipica di questo tipo di perturbazione si sono concentrati sui rilievi delle Apuane e sulla Lunigiana nord-occidentale con qualche picco anche di 80-100 mm, ma come dicevamo l'intensità quasi sempre moderata dei fenomeni ha scongiurato eventuali problematiche. Poi già in queste ore lo vedete un rapido miglioramento per l'allontanamento verso sud della perturbazione rimpiazzata rapidamente da una rimonta dell'alta pressione. Il nostro quadro sinottico ci conferma un'evoluzione in rapido miglioramento sul comparto centro-settentrionale dell'Europa, dove si sta strutturando un'area di alta pressione che diverrà poi piuttosto robusta ed estesa ad inizio settimana prossima, con la prospettiva quindi di una fase piuttosto duratura di tempo stabile soleggiato, con afflusso sul suo bordo orientale di aria secca e via via più fredda, un po' come abbiamo avuto, lo ricorderete, la scorsa settimana sotto forma di tesi venti di tramontana.
Ciò che rimane della perturbazione transitata nelle nostre zone giovedì si allontana piuttosto rapidamente sullo Ionio, andando poi fra domenica e lunedì a formare un minimo di bassa pressione piuttosto profondo che determinerà un intenso maltempo su molte regioni del centro e del meridione dell'Italia, in particolare fra Puglia, Calabria, Sicilia e poi Sardegna, mentre invece, come dicevo, sulle nostre zone splenderà il sole e quindi avremo un'Italia divisa in due. Ma focalizziamo la nostra attenzione sulle previsioni per la nostra provincia, partendo da sabato, giornata che si aprirà con un cielo in prevalenza sereno sulle zone pianeggianti e costiere, da segnalare soltanto nelle prime ore del mattino qualche banco di nebbia sulla bassa Lunigiana, specie Piana di Aulla. Diversamente invece ritroveremo degli annuvolamenti a tratti anche compatti lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane, temporaneo aumento della nuvolosità, ancora una volta più intensa in prossimità dell'Appennino, dove non si esclude anche qualche debole piovasco, specie nel versante emiliano, e poi annuvolamenti a tratti intensi anche a ridosso delle Appuane, con locali sconfinamenti verso la costa. Si tratterà però di una recrudescenza temporanea delle nubi, infatti entro sera definitivi rasserenamenti con un cielo su tutta la provincia sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in calo le minime, stazionarie o in temporaneo lieve rialzo le massime, con valori anche oltre i 20-21 gradi in pianura, quindi valori piuttosto miti durante le ore centrali. Venti si dispongono da nord e nord-ovest, deboli o moderati, ma con tendenza a rinforzare dal pomeriggio, specie nelle vallate esposte della Lunigiana, e mare poco mosso sotto costa, localmente ancora mosso al largo. Passiamo adesso alla previsione per domenica, un'altra bella giornata di sole autunnale. Al mattino, lo vedete, un cielo sereno poco nuvoloso, dei residui annuvolamenti più intensi li ritroveremo ancora una volta sul crinale appenninico, ma tendenti a diradarsi. Nel pomeriggio poche variazioni, un cielo sgombro da nubi e terso, al più qualche annuvolamento cumuliforme di scarsa consistenza in prossimità delle aree montuose. Le temperature saranno in diminuzione, più sensibile nei valori diurni e sulle zone interne, tornano ovunque al di sotto dei 20 gradi, farà anche piuttosto fresco al primo mattino. La ventilazione moderata o tesa da nord-nord-est, quindi tramontana, con raffiche localmente anche forti a metà giornata, lungo le vallate della Lunigiana poste allo sbocco dei passi appenninici, ventilazione che poi tenderà ad indebolirsi entro la serata. Il mare poco mosso tende a quasi calmo sotto costa. Abbiamo accennato ad inizio puntata di un'area di alta pressione che andrà a strutturarsi Europa centrale, garantendo anche sulle nostre zone tempo stabile e soleggiato. È probabile che questa condizione ci accompagni fino al termine del mese, quindi per buona parte della prossima settimana. Da segnalare soltanto fra lunedì e le prime ore di martedì il transito di velature, a tratti anche spesse, ma senza rischio di fenomeni. Poi da martedì pomeriggio in avanti avremo delle giornate pressoché serene, con al più qualche annuvolamento di scarsa consistenza in montagna. Le temperature caleranno ulteriormente fino a portarsi leggermente al di sotto delle medie nei valori minimi del primo mattino. Farà piuttosto freddo all'alba, con valori localmente anche sotto ai 5 gradi nei fondovalle. Di giorno invece le temperature saliranno su valori consoni al periodo, avremo quindi una marcata escursione termica giornaliera. Per quanto riguarda il meteo finiamo qua, tutti gli aggiornamenti potete seguirli anche su internet collegandovi al sito meteopuane.it. Non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!